Bentornati, bentornati a quello che è il nostro consueto appuntamento riguardo la rubrica Medicina Regione Lazio. Oggi in studio con noi abbiamo il dottor Simone Sasso, dentista specializzato in chirurgia. Benvenuto dottore. Grazie mille, buongiorno. Benvenuto. Allora, iniziamo subito. Le chiederei innanzitutto da quant'è che svolge questa attività? Ormai più o meno da 14 anni all'incirca. Ah, quindi è da, una storia da un po', sì, un po' di esperienza ce l'abbiamo. Bene, okay. E mi permetto di entrare un pochino nel suo, come mai ha scelto proprio questo mestiere anni fa? Non lo so, nel senso che in realtà ho iniziato, volevo fare il dentista quando ero bambino, quando avevo 9 anni, e quindi non lo so per quale motivo, penso perché mi è sempre piaciuto le cose dove è un lavoro manuale e dove richiede precisione e tecnica. Da bambino addirittura? E quindi non lo so, sì, forse da bambino sicuramente, avevo 9 anni più o meno, e che mia madre mi portava dal dentista, io ero curioso, guardavo e quindi ero incuriosito, vedevo che si lavorava con le mani e quindi mi piaceva. C'era questa cosa qui che impastavano, facevano. Che bello, però, e quindi dai, non tutti hanno questa fortuna, sai? Sì, no, sì, lo so, è strano perché poi tutti i bambini che vogliono fare il calciatore, io che voglio fare il dentista. Quindi, in realtà poi era medico, dentista, però insomma era comunque in campo medico, ma in particolar modo il dentista, perché appunto a differenza di molti altri medici lavora molto con le mani, quindi impasta, fa. E quindi, bene, insomma, però ci è riuscito, quindi complimenti, sì. Anche dall'esperienza grande che ha spalle. Sì, sì. Allora io oggi con lei vorrei approfondire il discorso riguardo l'implantologia, quella che è l'implantologia ovviamente dei denti. Allora diamo una definizione di quello che è e raccontiamo un po' questo, così diamo un po' di chiarezza ai nostri radioascoltatori. Ok, allora un impianto, per capirci in modo molto semplice, quando manca un dente noi andiamo a mettere appunto un impianto, ovvero è una vitarella che va nell'osso, che viene osso integrata, quindi che l'osso si lega perfettamente a questa vite perché è fatta di titanio e quindi è perfettamente compatibile, non crea minimamente allergie, e va a simulare in modo artificiale la radice di un dente. E poi su questo impianto qui noi andiamo a mettere il dente, che si chiama corona o quello che comunemente viene chiamato capsula, e si va a mettere sopra questo dente. Quindi in realtà è una sorta, l'impianto di per sé è una sorta di radice artificiale che noi andiamo a riprodurre per poter rimettere i denti. Ah, perfetto, abbiamo dato una definizione chiara. Quindi in modo semplice. Spesso si utilizzano tanti nomi particolari, no? Tanti nomi tecnici, invece siamo andati diretti. Andiamo facile, ci proviamo. Certo. Allora invece parliamo anche di quelle che sono le tipologie di vari impianti che esistono. Ok, allora, gli impianti ne esistono tantissimi, di marche e modelli. Ora, senza entrare nei dettagli sulla marca e il modello, ma si differenziano essenzialmente per lunghezza dell'impianto, per diametro dell'impianto e per proprio il disegno dell'impianto stesso, e che vengono utilizzati a seconda delle situazioni che noi troviamo, ovvero se abbiamo tanto osso o meno osso, se dobbiamo fare delle tecniche post estrattive, ovvero noi che possiamo fare, possiamo togliere il dente perché è danneggiato, perché è rotto e quant'altro, e mettere nella stessa seduta l'impianto. E quindi in quel caso lì andremo a utilizzare semmai un impianto differente. O andiamo a fare un carico immediato, ovvero mettiamo un impianto e subito andiamo a mettere il dente sopra. E in questo caso qui anche andremo a utilizzare degli impianti più idonei, quindi a seconda delle varie situazioni utilizzeremo delle forme, dei diametri, delle misure di impianto differenti. E quindi ci sono in questo caso qui diversi tipi di impianto, ma tutti sono essenzialmente in titanio, e poi ci sono delle differenze tecniche su connessioni e cose, però sono semplicemente delle differenze tecniche, ma la grande differenza la fa la situazione che ci troviamo davanti. Ok, perfetto, anche su questi insomma siamo andati okay. Siamo stati precisi, a questo punto io rimarrei in tema ovviamente di quello che è la figura del dentista, no? Okay. Siamo sempre da sempre tutti molto spaventati e terrorizzati, sì, da questa figura, che se ne dica. Allora sfatiamo un attimo anche questo falso mito, no? Sì. Diciamo anche quanto è doloroso fare un intervento, se c'è davvero da preoccuparsi, e soprattutto quando ci sono determinate pressioni, quindi quando lei si ritrova ad avere a che fare con persone ansiose, come si possono tranquillamente gestire le situazioni? Sì, come quasi tutti poi sono ansiosi. Allora, la prendo un pizzico alla larga, nel senso che è normale che le persone abbiano paura del dentista.
psicologicamente è normale. Poi non è troppo fondata questa paura, perché ormai stiamo nel 2020 e le tecniche sono veramente cambiate, quindi ormai abbiamo tutte tecniche meno invasive e non dolorose. Però è normale, perché noi dentisti ci approcciamo a una parte molto intima, che è la bocca, molto più intima di quello che uno pensa, perché noi ci identifichiamo, tutte le persone si identificano con la testa, non con i piedi. Quindi se ci avviciniamo al viso risultiamo molto più invasivi, si chiama prossemica, essenzialmente come cosa, la bolla prossemica, ovvero ci avviciniamo in una parte, in una distanza molto intima, cosa che è differente se toccassimo il piede, che invece ce lo troviamo molto più distante. Quindi psicologicamente sì, posso toccare il piede ma mi sente distante, mi avvicino al viso anche se non lo tocco, però si sente più invasa dalla mia presenza. In più mettiamo le mani nella bocca, quindi la bocca, con la bocca mangiamo, con la bocca respiriamo, con la bocca parliamo, con la bocca baciamo, e quindi comunque è una parte molto intima, e quindi risultiamo invasivi. Quindi sicuramente non, la condizione non è rilassante per il paziente. Assolutamente. Quindi questo qui, certo, è da tener presente quando noi ci approcciamo a qualsiasi paziente, anche per una semplice visita. E ci approcciamo sempre a una persona e sempre quindi a una psicologia dietro, e quindi bisogna entrare sempre in punta di piedi. Quindi questo qui da un lato. Dall'altro, per quanto riguarda l'impianto, sì, molte persone hanno paura dell'impianto, ma lì veramente è ingiustificato, perché l'impianto è mini-invasivo, quindi non causa dolore. Quando noi andiamo a operare facciamo l'anestesia, quindi non sente nulla. L'anestesia è una semplice anestesia, quella che spesso viene utilizzata anche per una carie un pochino più sensibile, quindi non è un'anestesia forte, eccessiva. Okay. Anestesizziamo soltanto quella parte lì dove lavoriamo. Se andassimo a lavorare in un'altra parte della bocca sentirebbe tutto, quindi l'anestesia è veramente localizzata. E il post operatorio è veramente poco doloroso, un semplice antidolorifico, e spesso neanche serve. E una storta a una caviglia è molto più dolorosa. È vero. Però siamo psicologicamente chiusi su questa figura. Sì, ho un ginocchio sbucciato, è molto, quando uno era bambino cadeva, si sbucciava un ginocchio, è molto più doloroso. Quindi per mettere un impianto ci vuole un quarto d'ora tra una cosa e l'altra, quindi è una cosa molto veloce. Sembra che il tempo non passa mai, quello è l'inganno. Quello sì, però anche lì, in quel tempo là, comunque il paziente nel frattempo si fa chiudere la bocca, si parla, si interagisce con il paziente proprio per far passare anche meglio il tempo, quindi anche lì. Siamo dentisti, ma bisogna essere sempre un po' psicologi, certo, e quindi bisogna, l'aspetto psicologico conta sempre, e quello fa veramente tanta differenza e nell'immaginario, perché si vive l'operazione in maniera veramente mini invasiva da quel punto di vista, anche perché, ripeto, non è doloroso, è veloce, è semplice, quindi non bisogna avere paura dell'impianto. Ecco, abbiamo detto questa cosa importante. Allora, quali sono invece i suoi progetti futuri per lei e l'attività? Allora, io faccio questo mestiere appunto ormai da parecchi anni. Ho il mio studio, dove ho tutta una serie di attrezzature di ultima generazione, quindi negli ultimi anni stiamo facendo, mi ricollego agli impianti, quindi sto facendo chirurgia guidata, quindi si possono mettere degli impianti senza dover tagliare, quindi tutta verso la gengiva, e quindi non bisogna tagliare, mettere i punti e quant'altro. E quindi nel futuro, questo qui è un presente / prossimo futuro, ovvero stiamo utilizzando sempre di più queste tecniche con la chirurgia guidata, e quindi essenzialmente è questo qui. Quindi poi si procede, continuiamo tra aggiornamti. Sì, è quello lì è la cosa essenziale, continui aggiornamenti e continua innovazione, quello lì. Perfetto. È sempre bene. Allora, dottore, lasciamo per i nostri radioascoltatori qualche contatto per poterle chiedere maggiori informazioni. Allora, ricordiamo il dottor Simone Sasso. Per quanto riguarda i vari numeri di telefono, 0660669642, sì, un cellulare 3452157282, la troviamo in via Eschilo 74C a Roma. La pagina Facebook Studio Dentistico Dottor Simone Sasso, sito web www.studiodentisticosasso.com, Instagram Studio Dentistico Sasso, l'indirizzo mail, c'è qualcosa che vogliamo nominare al riguardo dell'indirizzo mail, oppure possiamo lasciare tranquillamente questi altri contatti? No, perché questi qua sono i contatti principali, quindi perfetto, poi allora si prende un appuntamento e niente. E poi insomma si può conoscere quella che è la sua professionalità. Perfetto. Allora, grazie mille, dottore, grazie di essere stato qui con noi e di aver partecipato a
questa rubrica con questi ricchi consigli. Grazie mille. In bocca al lupo per tutto e le mando un grande saluto. Grazie.